Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buon Ferragosto ragazzi, I love you, buon Ferragosto. Io mi sono appena alzata e come al solito mi è andata, cioè non c'ho la voce fino a che non mi sveglio per benino, prendo il caffè, faccio colazione, non ho voce, quindi è un paese dove ci si sente. Allora, mi sono goduta le ferie. Provo a bere un po' di caffè a vedere se mi si schiarisce un po' la voce. E mio marito ha lasciato anche la porta aperta così non posso nemmeno perciare. Eccomi. Che c'è la mia figliola a letto, se urlo che mi sforzo non si arrabbia, poi la sveglio. Allora, buon Ferragosto, ho saltato qualche domenica, scusate, non ce la faccio a parlare, mannaggia. Ho saltato qualche domenica perché mi sono goduta un po' la mia famiglia della serie. Ero in ferie e quindi sono stata con la famiglia, ecco, mi sono goduta la famiglia. Ora mi prendo tutti i miei integratori. C'ho curcuma, è inutile che vi dica che cosa serve, tanto basta che guardate su, ecco Hicca, che guardate su internet e trovate tutti a cosa serve. Questa è curcuma, pepe e vitamina C insieme. Poi c'ho collagene e l'acido ialurono, non mi riesce a dirlo, ialuronico. Questo qua. E questa c'è Garcina Cambogia, che non è quella cosa che fa dimagrire come vi vogliono far fregare su internet, non è quella, serve a tutt'altra cosa. E poi c'è questo che non mi ricordo che era questo è zinco, mi sembra. Allora io ora mi prendo tutti i miei integratori, faccio colazione e spero che mi torni la voce così parliamo poi. Allora, eccomi qua, io mi sono tirata su capelli per fare le faccendine. Magliettina e pantaloncino. E pantaloncino tattico. Ora mi do una sistemata, mi sto facendo ricrescere le sopracciglia. Mi sono fatta le unghiette, volevo farvele vedere. Aspettate, forse se vengo alla luce magari si vedono un po' meglio. Fate col gel perché erano oscene, erano lunghissime, erano diventate una volta al mese andare a farsi le unghie in gel. Stamattina c'ho tutte le dita, ora non so se si vedono, piene di bollicine piccole piccole che mi prudono da morire. Allora mi do una sistemata perché che bella giornata è oggi, guardate in montagnata là nello sfondo. È una bella giornata di sole, io ho vedete? acceso il ventilatore, non so se vi dà fastidio sto rumore. Allora, prima di tutto mi volevo legare i capelli. La spazzola, dov'è la mia spazzola? L'avete vista? E chissà dove me l'ha messa, Ricca. Ma la mia spazzola, Ricca? Andate via. Vabbè. Userò questa, via, è uguale. C'ho quella che mi ha fatto la mia amica tutta leopardata. Allora, ieri sono andata a tagliarmi i capelli, ragazze. Ho tagliato 10 centimetri. Sono sempre lunghini, però, vero? Mi ha detto la parrucchiera, non ti preoccupare perché sono sempre lunghi. Sono lunghi, c'entrano nell'inquadratura.
Vabbè, dai. A me dispiace, però ogni tanto gli fa bene tagliargli i capelli, ecco. Allora, mi faccio una codina che sto più fresca. Ma, ah, eccola, vedi dov'era? Questa qua che mi ha regalato la mia amica Ina. Vabbè, tanto ormai ho preso questa. Che sto più fresca, perché oggi è una giornatina di quelle che si sta intorno alla brace, si fa la brace, si va là dalla mia mamma. E quindi vi porto con me. Oppala, è colpa mia. Perché ho... Insomma, dicevo, mi sto facendo ricrescere le sopracciglia. C'è qualche peletto qui e là. Vediamo a che punto... arrivo. Oddio, non mi veniva il nome. Mamma mia, sono già sudata. Cioè... Sta facendo delle temperature qui da noi in montagna un po' Allora, non è che mi voglio eccessive. fare grandi trucchi perché nemmeno mi sono messa un pochino di cremina, c'ho due occhiaie che faccio un po'. Lasciamo perdere, lasciamo perdere. E mi ripasso un pochino le sopracciglia, così almeno non spavento nessuno, ragazze. Ecco. Seguendo la mia linea, che è un po' bruttina, però va bene uguale. Quando uno se le disegna a modo suo. Allora, c'ho un sacco di novità da dirvi, però non so da che parte farmi, ecco, non... Anche Emily si è tagliata i capelli, perché la Dani è andata a tagliarsi i capelli, allora dice, mamma, anch'io, anch'io. E se le è tagliate anche Emily, ecco. Bellina, sembra un paggettino. Ma allora gli si sono tutti riarricciolati. Quando è venuta qua c'aveva capellini lisci così a caschettino, era ma bellino, mi faceva morire. Allora via, mi faccio le Allora, eccoci sopracciglia pronte qua da ragazze, eccoci pronte, siamo in macchina, abbiamo caricato tutto e ora si parte. Si schiumate già a C'è quest'ora. un gattino bianco e grigio che gira, ma secondo me è che l'è scappato a qualcuno. Ma Amore, Bellino, ma mi Bellino come sembra scilla. Mi che sembrava che a me ci forse avessero messo un un annuncio del suo annuncio, ora ci gatto. guardo su Facebook perché io le condivido tutti questi dell'annuncio. Si schiuma, ragazze. Siamo Si, fermate qui fermati. in magazzino. Lallo sta andando a prendere il barbecue. La mia amica ancora dorme. Ciao Lena, amore mio. E sta andando a prendere un po' di legna per fare il barbecue. Così almeno poi ha preso la, come si chiama, carbone. Carbone, sì, carbonella. Devo venire a darti una Siamo mano? arrivate, ragazze, siamo arrivate, eccoci. Ma questo è un po' sporco l'obiettivo. Siamo arrivate qui da mamma, intanto prepariamo il barbecue e poi... E quell'altra busta l'hai presa te? Quella con i cosini? Eh? Con i cosi per i tafani? Abbiamo comprato anche... Abbiamo comprato anche quei cosini per i tafani. Ora non mi viene, mi sfugge il nome, citro... Sinella, citrosella... Un affare del genere, non mi viene il nome, ragazze. Citronella. Citronella, mi dicono dalla regia. Citronella, ora l'attacco tutte qui intorno. Allora, io ora raccolgo le cose, le pine, eh? Lallo prepara. Che dici, amore? Raccolgo un po' di pine? Così almeno per il fuoco. Vi Vi appoggio qui, appoggio. eh. Allora, però mi ci vuole una bustina. Aspettate, vado a prendere una bustina per carta? Sai che... Vi Lascia stare appoggio che qua. basta un po' di foglie, vai.
Lillino e Finanetti. No, te sei per i giapponesi, no? Mangiano sempre, stanno seduti in terra. Ok. Dove te l'ha fritto lì? Ah, con la griglietta. L'ho comprato stamani. Ce l'ho anch'io sul soffitto. È per la figliola questa. Ah, no, no, ma guarda, quella mia. Aspetta che ti fa vedere, guarda dov'è. Che l'ho messo da parte per la Daniela. Le buste che ci mette dentro. È bellino pratico anche per grigliare due verdure, guarda. Eh sì, è vero, è vero. Anche, ti accende Lucata, anche lì sopra la finestra. Dico. Ma la finestra, mi sembra ci metta a Sì, sì, ha comprato il... Eh? No. Che è non ci qualcuno sei... ma ha fatto cosa stanotte? Ma dove? Qua. Guarda pezzetti di carta che... No, lo sai dove erano? Nella busta della griglia qui erano. Allora. Un po' di legna e cassette. Così. Guarda amore. Ah, te le devo mettere lì. Sono tutte buste. Vedi qui. Che le metto da parte per la figlia. Per metterci le pinne dentro. Ci mette la sua bustina e vedi qui dove so. Sì, sì, sì. Se le vuoi. Insomma, ha comprato tutte le... No, sì, che c'è bisogno della carta, questa roba. No, queste dico le metto da parte per la figlia, che ci mette dentro le pine e sono sacchettini già fatti, invece di buttarli. Fuoco acceso, ragazze, fuoco acceso. E la legna ce l'abbiamo. Quest'altro è lo stesso. Da-da. Diglielo un po', come dici te? Emily. Ciao ragazze. È arrivata anche la Emily col Tato e Dani e mamma Dani. Dove vai? Ma l'hanno mangiate tutte i nocciolini, vedi? Andiamo da nonno Lallo. Andiamo a salutare nonno Lallo, dai. L'hai trovata una, ma queste le mangiano tutti i cosi, come si chiamano? I ghiretti. Nonno, chiamalo, nonno Lallo, sono arrivata, digli. Ciao nonno, sono arrivata. Mamma, quale zucchine c'hai? Nonno Lallo. Tazia, dammi un bacio. E a nonno? Attento a questo. L'ho buttato giù io questo perché pensavo ti servisse... Oh, che bello che fa le bolle! Cazzo! Allora! Non dico bene, scegne giù! Allora, qui abbiamo messo già la ciccia alla brace, di qua è quasi pronto! Di qua è quasi pronto! La ciccina, mamma mia, c'è l'elicottero, Emily, senti l'elicottero è passato col megafono, spegnete quel fuoco, spegnete quel fuoco. Beh, così ci dicono, abbiamo messo tutte queste cosine per i tafani, perché qua è pieno di tafani, vero amore? È vero, ma glielo dici che ti sei tagliato i capelli alle tate? Ciao tate, guarda un po', Emily, guarda Emily. Guarda chi c'è qui. Emi. Ciao ragazze. Ciao ragazze, benvenute, come si dice? Come dici te? Oh, glielo dici? No, è impegnata, c'ha questo giochino qui del... Mettici questo coso. Dell'orsetto, come si chiama questo giochino? Questo. È dell'orsetto, vero? No! Ah, non è dell'orsetto, diglielo un po' di che è, amore. È del poliziotto. Ah, è un poliziotto, ragazze, è un poliziotto. Nonna Batti non ci capisce. Qui stappiamo anche prosecco, ragazze. Da-da. Da-da. Aspetta che fa la... Aspetta. Ti conosco meglio. Ho portato la penna. Mi è giallo. Aspetta, io non so se c'è l'acqua io, perché... Ci vuole l'acqua. Lo vuole il prosecco? Io non credo di comunque.
Io preferisco blu. Te preferisci blu come nonno Lallo? Chi è che me lo su? No, ce l'aveva già messa la carne. No, non ce l'ho messo. Perché Chicca aveva già detto era salata e ho detto prima di far danni. Ragazze, cin cin, buon Ferragosto! Buon Ferragosto, cin cin! Che loro lo coprima. C'era niente che entrasse dietro. Tadam! Lasagne e zuppa di funghi, ragazze! Lasagne e zuppa di funghi! Che buono! Pane! Ehi, Tafano! Madonna, siamo circondati, guarda, di tutte queste cosine. Vieni, Emily! Vieni, cucciola, dai! Tadà! Ecco la ciccia! Ciccia, la ciccia, vieni a mangiarla. Vieni, amore, c'è il coscio. La ciccia, gnami, gnami. Sai che dove guarda, qua ci stava. Gnami, gnami. Insalata russa. Insalata. Ecco la torta. No, le spengo io. No, Emily, le spegne. Chi le spegne? Spegniamo lo scaldabagno. Prima che dovrebbe finire dovrebbe essere Emily ora. Prima te. Eh sì, a ottobre. Poi Emily, l'asta che ce le rispegne tutte. Oddio, testa, Sofia. No, lei. Era piccina. Quell'altra zia Hicca. Di comprare quelle che si spengono se l'accendono. Brava, Emily, nonno, guarda, brava. Forte. Forte. C'è la cipolla. Eccola. È che non brucia la cipolla. Brava. Bravissima. A chi? A Francesco, okay. A Danilo. Tocca il pino, ci qui c'è la battaglia di acqua in corso, ragazze. La battaglia di corso in corso d'acqua. Ta-da! Ragazze, allora giornata finita. Stiamo tornando verso Abbadia. Io vi ringrazio per essere state con me, naturalmente, anche se ho filmato poco oggi, però ho una cosina in famiglia. Vi mando un bacione e se volete seguirmi su Instagram vi lascio il link qui sotto, il mio nome, no, il link lo trovate nel box informazioni. Vi mando un bacione e ci sentiamo alla prossima. Ciao.